È un rapace, quello lì che sta, che circola, è una specie di rapace migratore. Quando andiamo a contestare il progetto ci dicono, guardate che lì già si praticano questi sport, no? Allora questa parte di qua sarà solo ciclocross, 1 chilometro, cioè come tracciato, come pista. Chiaro che se adesso viene solo fatta una gara una volta all'anno, se questo diventa parco dello sport, verranno qua ad allenarsi, quelli di Torino verranno qua a allenarsi per le gare che faranno. E invece la parte che andiamo a vedere adesso, anche questa è estremamente importante, lì faranno di tutto e di più, metteranno circa 200 pedane di legno per fare pump track, due piste di pump track e tre piste di skill bike, no? Questo skill bike e questo il pump track. Niente, quindi andiamo di là, poi magari vi dico ancora qualcosa. Merlo, è successivo che viene già la gente No, quello dietro è il rampichino, ci sono le tre specie, la capinera di Fiji, vedete come sta nascosto? Indovinate dov'è il posto con più specie, questo qua. Qua è di là, il bosco dove andremo dopo, che in un raggio di 100 metri abbiamo fatto fino a 16 specie. Cioè, immaginate in un raggio da lì a laggiù, che è 100 metri, in un raggio ci sono 16 specie che cantano qua. Sì, ma volevo chiedere, c'è qualcuno all'interno della vostra facoltà, adesso non si chiama più facoltà. Facoltà. Ancora facoltà, abbia il coraggio di... Quello è un discorso... il pump track, sono due circuiti di pump track, quindi tutta questa parte qua... Vedete anche che alberi che ci sono. Fanno partire dei percorsi che arrivano più o meno qua, e qua appoggiano con dei piloni una passerella rialzata in quelle con le griglie di ferro, sì, no? Che fa questa forma, un poligono diciamo spezzato, che sarebbe dove fare i percorsi didattici, no? Naturalistici, sì, diciamo. Ed è rialzata con la, penso anche con la griglia in ferro, perché almeno quando si inonda uno volendo può comunque andare a fare questi percorsi. E in teoria sarebbero da gestire, cioè chi ha la gestione del galoppatoio, perché questa cosa è già recintata e verrà recintata anche da sto lato, chi ha la gestione del galoppatoio dovrebbe gestire un numero di accessi limitato. Ecco, quindi questa è la zona di accessi limitati. Per cui dovrebbe... Quindi c'è qualcuno che sta sempre lì a gestire. E questo albero qua è quello che è spettacolare. L'assessore ha detto, prima volevano fare la pista di pump track attorno e poi ha detto che no, allora hanno detto che è un merito per loro che hanno evitato di dover non toccare. Ovviamente hai la confluenza, laggiù c'è la stura di Lanzo che arriva, si unisce al Po e crea questo habitat. Non so bene perché le confluenze siano così amate, probabilmente l'incontro delle acque crea nutrienti. Poi c'è la diga che trattiene. Poi c'è la diga che trattiene. Adesso la vedete abbastanza.
E qua ne c'è una concentrazione incredibile. Se vi consiglio di venire al tramonto nel periodo di febbraio, è spettacolare. Ci sono più di 10.000 gabbiani comuni che passano l'inverno qua e si riuniscono ogni tramonto e poi partono a buio e vanno non si sa dove. Nessuno lo sa. Corteggiamento. Ecco di là, zona umida, quindi c'è molte parti che sono allagate adesso dopo le piogge, e qui vogliono è quella zona che dovrebbero tenere più o meno chiusa, farla visitare, però su tutta la zona umida devono mettere delle passerelle di acciaio sopra dei pali in modo da farla visitare alle scolaresche. Questa qua è la zona dove noi e Fabio abbiamo censito il picchio nero, che è la specie quella protetta che c'è qua nella ZPS. Però oltre alle passerelle, scusami. No, niente, vabbè. Oltre alle passerelle qua. Poi vogliono ristrutturare tutta la cascina. Okay. E lì fanno una pista di. Cioè un muro di insomma arrampicata. Come attività, e poi dopo la cascina fanno attività didattica, quindi aule sia per lo sport e sia per se volete vedere il galoppatoio, secondo me possiamo fare. Ristrutturazione, solo risanamenti, quindi non è proprio così chiaro, ma a parte che io ho letto dei giudizi dove dice abbastanza, cioè se tu alzi di un piano non è più un risanamento edilizio, è più una ristrutturazione. Adesso abbiamo fatto l'esposto sperando che blocchi il progetto definitivo, questo è quello che abbiamo fatto.